Buonasera a tutti. Oggi facciamo, parliamo un pochino della bottiglia di Leida, di questa bottiglia di Leida che ho costruito con veramente, con, non dico con l'immondizia, ma poco ci manca, ovvero con un testo sporco delle lasagne, un barattolo della marmellata e qualche vite, un paio di dischi di legno che avevo fatto un po' di tempo fa. Molto semplice, però funzionano, perché del resto appunto sono semplici e funzionano molto facilmente. Per provarle, le bottiglie di Leida, che sono degli accumulatori elettrostatici, sono gli praticamente i progenitori dei condensatori, generalmente si usavano le macchine elettrostatiche che generavano appunto la corrente elettrostatica che veniva accumulata, facendoci poi tutta una serie di esperimenti tipo generare piccoli fulmini, eccetera eccetera. Ora qui al momento non ho una macchina elettrostatica, anche se ce n'ho una in cantiere. In questo momento ho il trasmettitore a scintilla, che di fatto poi non è né più né meno che un generatore di alta tensione. Lo conoscete già, perché è stato oggetto già di parecchi video. Ora vediamo. Questo in realtà poi è la replica di un video già fatto, fondamentalmente, con una bottiglia di Leida un po' rimediata. Era il video di fine anno, quindi insomma lo rifacciamo bene. Vi invito a guardare con attenzione lo spinterometro. E adesso in questo momento ho messo in parallelo la bottiglia di Leida con lo spinterometro, la scollego, così lo spinterometro torna alle sue condizioni iniziali, quelle che abbiamo visto finora. Se io do corrente al generatore, guardate la scintilla, l'entità della scintilla, il lampetto rosso che vedete sullo sfondo è il ricevitore a coesore, che chiaramente a ogni scintilla funziona. Nuovamente la bottiglia di Leida in parallelo allo spinterometro e guardate l'entità della scintilla. Altro esperimento aggiuntivo: le sfere sono abbastanza distanziate, provo a fare l'arco. Non scocca. Attacchiamo la bottiglia di Leida. Vediamo. Generatore ad alta tensione. Lo spinterometro collegato con la bottiglia di Leida, ma il positivo dello spinterogeno attaccato anche ad un elettroscopio. Ecco qua le pagliuzze, sì. Allontana. Quando avrò un generatore elettrostatico faremo delle prove un po' più carine. La cosa carina e interessante è che la bottiglia di Leida è stata utilizzata all'inizio della storia della radio nell'oscillatore di Lodge, e anche lo stesso Marconi l'ha utilizzata, perché purtroppo in quel momento era l'unico condensatore sul mercato. Ne ha fatte anche di grandi dimensioni Marconi nei trasmettitori, quelli lì da vari kilowatt, incontrando vari problemi. Poi dopo, come coesore, anche la bottiglia di Leida ha lasciato lo spazio ai condensatori industriali, quelli fatti dall'industria, e è rimasta un oggetto da laboratorio per capire. Vi ringrazio e vi saluto.
What up, Don?